Per la 13ª volta consecutiva Campomarino ottiene la bandiera blu e l'occasione della consegna da parte del sindaco agli operatori balneari coincide con la prima uscita pubblica del neoeletto primo cittadino Vincenzo Norante. Al suo fianco il suo vice Michele D'Egidio, già assessore al turismo dell'amministrazione Silvestri, a cui Norante riconosce il lavoro svolto per l'ottenimento del vessillo anche quest'anno. Non è merito mio, ma è merito di chi mi ha preceduto, merito della struttura comunale che si è impegnato nello sbrigare tutti quegli adempimenti che esistono, ed è un vessillo che siamo orgogliosi di detenere, che ha significare la cura per l'ambiente che ha questa comunità. Intanto la stagione estiva a Campomarino è entrata nel vivo e numerose restano le aspettative degli operatori balneari che sperano nel bel tempo che incentivi l'arrivo di sempre più turisti. Nel centro Basso Molisano l'amministrazione è al lavoro con la consapevolezza che ci sia ancora molto da migliorare, soprattutto per quanto riguarda la raccolta differenziata. Veniamo appena adesso da un incontro con la responsabile dove dobbiamo migliorare, attenzionare, educare un po' i cittadini e far modo di avere una Campomarino più pulita. Decoro urbano e riqualificazione della pineta sono poi le richieste che arrivano anche da parte degli operatori turistici. Un aspetto fondamentale è il decoro urbano. Il decoro urbano su tutti, la pulizia e la messa in opera della pineta centrale di Campomarino e non solo.